Avete mai pensato ai vostri pedalini e ai vostri effetti come a dei veri e propri strumenti musicali? Qualcosa che non serva a modificare semplicemente il suono del vostro strumento, invece uno strumento vero e proprio, in grado di farvi cambiare il vostro modo di suonare e di farvi scoprire della musica nuova, vostra. Nel video di oggi vorrei parlare appunto di questo tipo di effetti che magari non sono così immediati nel regalarci emozioni, che hanno bisogno di tempo, come i buoni dischi che vanno ascoltati più volte per entrarci dentro e apprezzarli al meglio. Qui con me ho tre strumenti della Walrus Audio, Slow, Julia e Lore. Sono tre strumenti completamente differenti, due già presenti sul mercato, sto parlando di Julia e di Slow, e Lore invece è appena arrivato. Julia è un chorus vibrato al quale è stata aggiunta un LF over, un'onda, che è in grado di modificare il suono prodotto dal pedalino tramite alcuni parametri che analizzeremo in seguito. Slow è invece un riverbero dalle trame multiple che permette di passare da dei suoni ambientali morbidi e setosi a dei suoni più scuri di pad, per creare dei paesaggi sonori sempre diversi. Lore, l'ultimo nato, è il più ambizioso e complesso. Al suo interno troviamo due processori dedicati a creare, tramite l'utilizzo di algoritmi di riverbero e di delay, che si autoalimentano anche in reverse e si intrecciano, dei paesaggi sonori molto ricchi e complessi. Adoro questo tipo di effetti che non possiamo e non dobbiamo considerare semplicemente come tali, perché hanno del carattere da vendere. Su Julia abbiamo 4 knob. Il primo knob, il più importante, è quello che decide che tipo di effetto andremo a inserire sul nostro canale, quello indicato con D, C e V. Su D avremo il canale pulito, dry, su C il chorus, su V il vibrato. Troveremo poi in alto a sinistra il rate, il ratio, ovvero la velocità a cui avverrà l'oscillazione del chorus o del vibrato, il depth, la profondità di questa oscillazione e il lag. Il lag praticamente è l'intervallo di tempo che intercorre dal arrivo del segnale all'emissione dell'onda che va a modificare questo segnale, onda che possiamo decidere fra onda quadra e onda sinusoide tramite l'utilizzo di questo switch. Bene, sentiamo ora come suona Julia. Se ti piacciono contenuti di questo tipo e vuoi sostenerli, lascia un like e iscriviti al canale, per me è molto importante. Ora puoi sostenermi anche qui direttamente su YouTube con un super grazie, oppure sulla mia pagina TP. Passa anche sul mio canale Telegram o sulla mia pagina Instagram, lì pubblico dei contenuti aggiuntivi a quelli che propongo qui sul canale YouTube. Lo Slow, il riverbero, ha 5 potenziometri e un selettore della modalità di riverbero. Di fianco a questo selettore, che si trova nella posizione centrale e decide il tipo di algoritmo che verrà utilizzato, troviamo una X che, spostandola da destra a sinistra, andrà a variare la modalità del riverbero selezionato, con ovviamente
tutte le sfumature che ci sono fra uno e l'altro. Questo è molto interessante perché ci permette di creare dei paesaggi sonori davvero davvero complessi. Sopra la X troviamo il decay, il decadimento, questo determina la lunghezza del nostro riverbero. Di fianco abbiamo un filtro tutto aperto, lascerà passare tutte le frequenze. Man mano che noi andiamo a chiudere questo filtro, toglieremo delle alte frequenze al nostro segnale effettato. Il pomello del mix determina la quantità di segnale dry e wet che noi andremo a far uscire dal pedale. A ore 2 troviamo una tacchetta che determina il 50-50, ovvero quando i due segnali sono bilanciati. Qui abbiamo anche un depth in fondo che determina la quantità di modulazione che noi andremo ad aggiungere al nostro segnale del riverbero. Questo sempre per creare degli ambienti sonori differenti. Un'altra cosa che si può fare con questo effetto è utilizzare il pedale del sustain. Tenendolo premuto otterremo l'effetto di riverbero infinito, molto interessante per creare dei lunghissimi pad. Bene, sentiamo come suona questo pedale. Infine abbiamo il Roar, che rispetto agli altri pedalini è un po' più grande di dimensione e ha anche più knob. Il più importante di questi è il knob del program, che ci permette di selezionare il programma. Ci sono 5 programmi. I primi 4 lavorano su dei reverse delay che vanno ad alimentare dei riverberi di vario tipo. L'ultimo programma invece è composto da 2 pitch delay che si armonizzano. Troviamo il feedback e la X, sono 2 controlli che vanno ad alimentare le 2 DSP e i canali di feedback che, come dicevo prima, gestiscono dei riverberi e dei delay che si autoalimentano, vanno in reverse e poi ritornano sul segnale, generando quindi dei suoni matti. Il time, che ci permette di regolare, quando stiamo parlando di delay, la durata, l'intervallo di tempo fra il nostro suono e la prima ribattuta. Il regen, che è un altro controllo che ci permette di andare a controllare alcuni aspetti del suono che variano a seconda del programma su cui stiamo lavorando. Abbiamo anche una modulazione, questo andrà a controllare la velocità e la quantità di modulazione che viene posta sul segnale in uscita dal pedalino. Abbiamo anche qui un controllo di tono che agisce da filtro, quindi chiudendolo andrà a togliere la parte alta del nostro suono, aprendolo al massimo farà passare tutte le frequenze. E infine troviamo anche il nostro mix, che come al solito va a gestire la quantità di segnale pulita e effettata che noi faremo uscire da questo effetto. Anche su questo pedale è presente la funzione di Infinite Sustain, che potremo trovarla premendo il pulsante dedicato al tap tempo. Il suono che si genererà sarà un po' diverso, perché praticamente il segnale verrà strecciato di pitch, verrà portato verso l'alto e poi, una volta che noi rilasceremo questo pedale, ritornerà tutto normale. Tap tempo che funziona invece come su normale delay, premendolo più volte segnalerà alla nostra centralina il tempo a cui noi vorremmo far funzionare l'effetto. Sentiamo ora come suona questo Roar.
Consiglio quindi questo tipo di effetti a tutti coloro che hanno voglia di esplorare, di creare musica, di conoscersi e perché no, di sbagliare, di arrabbiarsi, perché non sempre quello che esce fuori da questi effetti è controllato, è controllabile. Ma questa è la loro magia, non sono così prevedibili come un delay digitale o un riverbero. Quindi se siete alla ricerca di un pedale come questi due che ho appena nominato, questi effetti non fanno al caso vostro. I tre effetti sono tutti mono, questo per alcuni potrebbe essere una cosa negativa, io invece la trovo molto interessante perché in fase di registrazione mi permette di utilizzare il segnale degli effetti e fare in modo che questo non vada ad intaccare il panorama stereo e mantenga i segnali e i suoni ben definiti. Ognuno di questi pedali è costruito a mano negli Stati Uniti e tutto quanto è ben curato a livello costruttivo, non ci sono imperfezioni dalla scatola, gli accessori che vengono proposti, troviamo un sacchetto in cui riporre il pedale, il manuale, un plettro, degli adesivi e anche la grafica del pedale a mio parere è molto curata ed è distintiva del suono del pedale stesso e del suo carattere. Vanno bene per tutti i generi, post rock, post punk, post ambient, insomma tutte quelle situazioni in cui la ricerca sonora e la voglia di creare musica originale stia alla base del progetto. Il mio preferito è sicuramente l'Or, che mi ha dato la possibilità di creare dei suoni completamente fuori di testa e inattesi e soprattutto mi ha fatto suonare la chitarra in una maniera diversa dal solito. Slow mi è piaciuto molto per creare mondi sonori e ambienti che cambiano lentamente ma sono in continua evoluzione. Il suo suono di pad più scuro è davvero molto suggestivo. Julia invece è riuscita a farmi apprezzare il suo carattere anche quando utilizzato a dei settaggi molto più tranquilli, quindi fra questi lo considero il pedale più user friendly di tutti quanti. Grazie mille a Walrus Audio e a Face Distribution per avermi dato la possibilità di realizzare questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!